Tante le iniziative svolte dagli alunni dei plessi dell'Istituto Rita Levi Montalcini in occasione della Giornata Mondiale del Bullismo. A tal riguardo il Comune di Agrigento, nella persona dell'assessore alla pubblica istruzione, ingegner Gerlando Principato, ha apprezzato il lavoro svolto dalle scuole in occasione della Giornata Mondiale contro il Bullismo. Gli insegnanti svolgono un ruolo fondamentale nella vita dei ragazzi. Oggi, soprattutto in un momento così delicato, in cui la figura del bullo è presente e viva, e in cui la discriminazione è sempre più forte e dilagante, in cui l'uso dei social media è divenuto un mezzo per deridere e offendere l'altro, la scuola è il luogo in cui il bullo deve essere smontato, in cui far capire che è un mendicante d'amore, bisognoso di attenzioni, il suo atteggiamento è solo una richiesta di aiuto. E grazie al lavoro svolto dai docenti delle istituzioni scolastiche, complimenti al dirigente scolastico professor Luigi Costanza e ai suoi insegnanti che hanno mostrato sensibilità e interesse verso un tema così delicato, coinvolgendo i loro alunni in attività e riflessioni sull'argomento. O un gruppo di ragazzini fa del male. Il bullismo è una cosa orribile, soprattutto un bambino non è utile per rendersi più forti. È quando un ragazzino, un gruppo, una cosa bonitissima, è soprattutto perché siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli. Ma invece in realtà è lui più debole. Un bimbetto se ne sta solo soletto, i compagni lo hanno. Non prendevano le giuste vitamine, meglio mangiare tanta frutta. Detto questo, non è giusto che ci siano quei bulletti sempre pronti a fare bullying. È così bello essere amento. Dare semmai nessuno bisogna isolare perché questione. Un servizio è una parola col quale portano gioia e vero amore.